Amici di Giappone a quattro mani, sono sempre io Sabrina, sono sempre in condizioni pietose. Oggi sono nel greto del fiume del Timbro, sì, dove qualche anno fa avevano scoperto dei rifiuti tossici e così. Però oggi voglio fare questo vlog, vabbè, come si chiama, perché ho avuto qualche soddisfazione, quindi basta parlare solo di lamentele. Vi potrei dire che oggi sono andata a dormire alle 8 del mattino, vi potrei dire che ho fatto colazione alle 4 perché mi sono svegliata alle 2 e prima ho dovuto finire delle cose perché avevo delle scadenze, ma invece vi dico che sono contenta oggi che per la prima volta dopo 2 anni sono andata a comprarmi qualcosa. Erano 2 anni che non compravo un vestito, un reggiseno, qualcosa così, solo cose strettamente necessarie, anche perché stavo risparmiando appunto per la partenza in Giappone, per Roberto. Ma non volevo parlarvi di questo, volevo dirvi che sto avendo degli ottimi risultati, appunto a Waseda. E ad esempio lo speech, la presentazione, quella sul role model, sulla persona a cui mi ispiro, e ho tirato fuori Piero Angela, è andata veramente bene. Sembrava una schifezza assurda. Sto cercando il posto migliore. No, non è che sia stato così, va, forse è meglio. Pensavo fosse andato malissimo, anche perché l'ho fatto in uno stato di semi-incoscienza iperattiva, nel senso che mi stavo addormentando, non ce la facevo più, ho preso quel rimasuglio che avevo in frigo di Red Bull, che mi ha fatto venire la tachicardia, quindi ero così, ma sonnata, e mi sembrava di far fugliare cose. E invece, boh, evidentemente è andata abbastanza bene, soprattutto la parte di preparazione, quindi il PDF e il PowerPoint. Infatti, ho preso praticamente 20 punti su 21, ma hanno tolto un punto sulla chiarezza, perché appunto, come vi dicevo, ho fatto qualche errore, qualche coniugazione sbagliata, qualche aggancio di struttura sbagliata. Però mi hanno aggiunto un punto in più perché ho consegnato in tempo. Questo io non so se è previsto o se dobbiamo ringraziare quelle due o tre pecore nere che abbiamo su 7 che siamo, che non consegnano le cose in tempo. Abbiamo il nostro nuovo Tapasan, per chi mi segue da tempo sa cosa intendo, ovvero abbiamo questo compagno di classe che non consegna mai le cose, gli chiedono di fare una cosa, ne dice un'altra, non segue e soprattutto adesso è l'unico che tiene spesso la telecamera spenta. Penso che abbia capito come mettere un'immagine su Zoom, cosa che io non ho ancora capito come fare, ma non è che mi sia sbattuta più di tanto. E l'immagine che ha è Crayon Shin-chan che fa vedere il sedere. Quindi lui, mentre noi siamo lì che facciamo lezione, ogni tanto sparisce e abbiamo sto culo, con la prof che fa finta di niente, però. Vabbè, bellissimo. E quindi mi ha dato un punto in più perché ho consegnato in tempo, quindi alla fine è il massimo dei voti, 21 su 21. E sono contenta perché mi sto facendo un mazzo così, ma finalmente ci sono dei risultati. La mia paura era farmi un mazzo così e avere dei risultati inferiori per farmi passare poi un esame che avrei passato magari qua a Torino, cioè là a Torino, qua siamo a Savona, in maniera abbastanza agevole. Beh, vi faccio vedere il PowerPoint. Splendido Piero, guardate che belle immagini. La professoressa è rimasta colpita da quella con la tuta d'astronauta e dice: "Ma non è un cosplay, non è un cosplay." Ho detto: "No, no, penso che sia andato, mi sembra fosse proprio alla NASA." E ho spiegato cos'è una laurea honoris causa. E poi, vabbè, qua nell'ultima slide purtroppo c'è questo errore lì, la stanchezza. Eppure l'ho fatto anche leggere ad Andrea, anche a lui è sfuggito. Invece, ma forse l'ha letta prima che aggiungessi sta parte, non la ricordo. Comunque ho scritto, come vedete, Ishukenmei invece di Ishokenmei. Vabbè, pazienza, che poi si legge Ishokenmei. Comunque, vabbè, punticino in meno, ma punticino recuperato. E un altro test che ho fatto, purtroppo anche lì ho fatto un errore stupido, cioè lo devo sempre mettere un errore stupido, perché poi mi faccio le pippe mentali di qua e così, perché devo dire se era giusto o sbagliato una frase. Sembrava giusta, però poi ho pensato, perché era una frase che diceva: "Se avessi soldi vorrei comprare un computer nuovo."
giapponese ovviamente, ma io ho pensato, però ho pensato in italiano sbagliando, ho detto vabbè, ma io lo voglio comunque, cioè il mio desiderio, il thai del desiderio lo userei comunque, anche se non ci fosse il reba, cioè nel senso, io voglio il computer, ma se ci sono i soldi lo compro, se non ci sono soldi non lo compro. Mi sono fatto tutto sto giro mentale, ho detto che era sbagliata, vabbè, era giusta. Comunque, tutto questo per dire che, vabbè, anche lì ho preso 14 su 15, perché non c'è una cosa che venga valutata uguale, cioè non ci capisci niente. Comunque, e quindi, dai, sono stanca come non so che cosa, sto cercando sempre un angolino di natura qua a Savona, vicino a casa, che a vederlo così sembra magari anche figo, però in realtà, insomma, è un po' una patacca qua, ci vengono a far cagare i cani, cioè, quindi voi qua cosa avete, oltre al ricordo dei residui tossici? Avete delle buse grosse come voi stessi, e vabbè, e quindi non è un posto dove, però era tranquillo per fare il video, sto straparlando, lo so, sarà il cappuccino che ho preso poco fa. Comunque no, volevo ringraziare veramente e chi mi scrive dei messaggi che dice che sono di ispirazione, che faccio venire voglia di studiare anche a loro, perché sto dando tutta me stessa con questa cosa, e dico la verità, ragazzi, ve lo chiedo, continuate a farlo, continuate a scriverlo, perché mi dà la carica, cioè sapere che fare questi video, che per me sono, non capisco neanche perché li faccio a volte, perché un conto era quando facevamo i video perché eravamo in Giappone, documentavamo la nostra vita eccetera, adesso qua mi sembra di fare fuffa, e invece mi rendo conto che mi seguite con passione e che vi ispiro a dare il meglio, e questo non può che farmi che piacere, ogni tanto mi commuove anche un po', in questo periodo sono anche abbastanza emotiva, e quindi niente, grazie e continuerò a studiare giorno e notte per finire questa cosa, sperando di riuscire a partire, perché veramente anche solo un mese, poi un momento che sono lì vedremo cosa fare, non lo so, però un piccolo premio, e vabbè, per oggi il piccolo premio me lo sono comprata da sola, mi sono comprata una maglietta, una canotta, un reggiseno, uno slip e un gel disinfettante per le mani, così facevo cifra tonda e mi scalavo i 15 euro di buono, così vi ho detto tutti gli affari miei. Ragazzi, chiudo, vi saluto, alla prossima, ciao!